Onorevole, buongiorno. Oggi è il giorno del DL Carcere, è successo un po' di maretta oggi in aula anche per il problema, no, della firma Sì, sull'emendamento. la mia firma. E finalmente la maggioranza ha trovato un po' la quadra sul DL Carceri, vede una cosa positiva? Ma la quadra c'è sempre stata perché è un provvedimento estremamente ragionevole che parte dal presupposto di, non dico risolvere il problema carcere, ma di rispondere a quella che sicuramente è un'emergenza, ma è anche, come dire, una situazione purtroppo gravissima e strutturale. Diciamo che la filosofia dell'intervento legislativo è molto diversa da uno svuota carceri. Perché dico questo? Perché le cosiddette leggi svuota carceri non hanno mai poi realmente alleggerito la pressione sul carcere perché le carceri si sono riempite subito dopo. Viceversa, la filosofia dell'intervento è diversa perché si potenzia il personale pur nei limiti di spesa che il bilancio dello Stato ci consente. Viene ad essere, per così dire, facilitata anche la carriera dirigenziale all'interno delle carceri, viene ad essere realizzata, creata una nuova figura, quella del commissario straordinario per le carceri, cosa che ha sollevato l'indignazione da parte dell'opposizione e non si riesce a capire perché. Viene ad essere modificato il meccanismo della liberazione anticipata, per cui il detenuto saprà fin dall'inizio quale sarà il suo fine pena effettivo se si comporterà bene, cioè fin dall'ordine di esecuzione viene ad essere conteggiato il fine pena sulla base dei premi che può ricevere con la liberazione anticipata se aderisce al programma di recupero. Questo serve, secondo me, a garantire l'ordine nelle carceri e al tempo stesso stabilisce una sorta di regime pattizio tra il carcere e il detenuto. Altra cosa, vengono ad essere modificate le misure di sicurezza a tutela dell'incolumità dei cittadini. Quindi vi è la possibilità da parte del PM di chiedere comunque l'applicazione di una misura di sicurezza, ma al tempo stesso di ottenerla con la fissazione dell'udienza entro 5 giorni, applicandone una provvisoria. Sono questioni molto tecniche, ma molto ragionevoli, soprattutto per chi, come me, viene dalla magistratura. L'onorevole La Chiara prima è uscito ai cronisti, ha detto che la sua voleva essere uno strumento politico per far vedere la contrarietà, il no, il muro che era stato innalzato in commissione da parte sua. Guardi, io mi sono, se ho tempo posso leggere il contenuto dell'ordine del giorno che io volevo firmare, che non ha assolutamente nulla di, diciamo Volevo leggere, così, era in contraddizione su quello che lei avrebbe assolutamente portato no, in ma proprio commissione. no, perché l'ordine del giorno dice impegna il governo ad incrementare di almeno 10 milioni di euro annui con il prossimo provvedimento il fondo per le case famiglia protette al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con i bambini al seguito. E questo è assolutamente coincidente con il ragionamento che io ho fatto in Commissione Giustizia sulla necessità, che è contenuta all'interno, peraltro esplicitata all'interno di una norma proprio del DL Sicurezza che voteremo dopo l'estate, nella quale si dice che il magistrato, faccio l'esempio concreto, il magistrato che si trova davanti una ragazza pluripregiudicata con 30-40 precedenti, cosa che accade regolarmente, incinta, si trova davanti alla scelta se rimandarla al campo nomadi da cui proviene e dal quale è obbligata a forza di botte a rubare, perché questo la sinistra non lo dice, la realtà è questa, queste povere criste sono le prime vittime dello sfruttamento perché sono obbligate, se ritornano senza bottino vengono massacrate di botte, vengono ributtate in mezzo alla strada. Allora, la norma cosa prevede? Che il magistrato, valutata la situazione soggettiva della singola ragazza, donna che sia, decide se liberarla oppure collocarla in una struttura protetta. Il quesito che io ho posto all'opposizione: è meglio stare sulla metropolitana a rubare al settimo mese, ottavo mese di gravidanza, o è meglio stare in una struttura protetta con gli assistenti sociali, il ginecologo, il medico e chi si occupa di te? È questo che li fa impazzire, il fatto che loro non conoscono la realtà di cui parlano. Loro di Rom, di stranieri, non sanno niente. Io ho specificato, e il collega Ottaviani l'ha chiarito, io ho parlato proprio dell'assenza di una differenza etnica, proprio perché sono guai.
uguali a noi e sono come noi, non possono avere un regime diverso, ma sono loro che gli garantiscono un trattamento diverso, non certo noi che le vogliamo proteggere. Ci sarà l'istituzione e il fondo per restituire queste case di protezione, ma che certo, possano aiutare? Ma certo, c'è già all'interno di tutta una serie di misure l'esistenza di un fondo per le vittime della violenza, però ecco, la mia non era una provocazione, era una sottoscrizione ragionata, dopodiché però, tra virgolette, gli ho rotto il giocattolo, perché è successo un putiferio e un'indegna gazzarra con attacchi personali, mi hanno dato come sempre della fascista, hanno parlato addirittura di antisemitismo. Io mi diverto perché sono sposata con mio marito, che è un noto giornalista, proviene da una nota famiglia ebraica, quindi francamente dare a me dell'antisemita... Si è sentita un po' strumentalizzata dalla protesta? Ma no, strumentalizzata, loro fanno il loro mestiere sparando però un sacco di cavolate, soprattutto cioè io lo capisco politicamente, ma non lo capisco da un punto di vista culturale. Ecco perché io dico anche delle piccole cattiverie, dico: ma ci siete mai andati col tacco 12 al campo nomadi? Lo ridico, perché non ci sono mai andati. Come ha detto il segretario, andrete dritti per la vostra strada. Ma assolutamente sì, è un provvedimento pieno di buonsenso ed è un provvedimento pieno anche di interventi assistenziali. Poi un altro quesito che io pongo che li fa impazzire: io tutte le volte che parlo faccio l'elenco dei presidenti del Consiglio degli ultimi 14 anni, che sono tutti appartenenti alla sinistra. Poi elenco con le date i ministri: Orlando, 4 anni, Bonafede, 2 anni e mezzo, 2014-2018 Orlando, 2018-2020 Bonafede, 5 Stelle, PD, 5 Stelle, e Marta Cartabia, che certo non può essere definita una donna di sinistra. In questi 10 anni cosa hanno fatto per il carcere? Rispondetemi.